3 settimane fa, quando sono entrate in vigore le nuove misure restrittive per fronteggiare la pandemia, voi ristoratori di Tivoli vi siete incontrati in una riunione, avete fatto il punto della situazione e avete fatto un appello ai Tiburtini per venirvi a trovare a pranzo, stravolgendo un po' le abitudini consuete che vedevano privilegiare magari la cena, soprattutto nel weekend. A distanza di 3 settimane, come hanno risposto i cittadini al vostro appello? Abbiamo ricevuto una bella risposta. I weekend si sono riempiti quasi tutti. Penso che abbiano lavorato tutta la ristorazione. E abbiamo avuto un bel riscontro sia dai Tiburtini che dai passanti e di provincia di Roma e così via. Abbiamo avuto questo grande sì. Risultato. Voi commercianti avete contribuito molto durante il lockdown aiutando e sostenendo le iniziative di beneficenza portate avanti dal comune e dalle altre associazioni tiburtine. Si può dire che durante il lockdown sia nato un rapporto speciale fra le attività commerciali, in questo caso quelle della ristorazione, e il resto della popolazione? Abbiamo sostenuto con delle iniziative durante il primo lockdown le famiglie in difficoltà. E la risposta che ho attuale è veramente positiva. La gente ha percepito le difficoltà che stanno passando la ristorazione e spero che continui a essere così. Sono anche passate 3 settimane da queste misure sulla ristorazione più stringenti. Come attività, come siete organizzati per far fronte a questi giorni difficili? Il mese di novembre già è un mese per la ristorazione abbastanza difficile. Abbiamo deciso di stare aperti solo per il weekend e torno a dire che abbiamo questa fiducia da parte dei nostri clienti e ci dà grande soddisfazione.